They gave it 0.03% of the budget. Gli hanno dato lo 0,03% del bilancio. In Denmark they give it 3% of the budget. In Danimarca hanno dato destinato il 3% del bilancio. Guess which country got Donald Trump? Indovinate quale di questi due paesi ha votato Donald Trump? So this is important because, you know, Russian ads on Facebook do not explain Donald Trump. Ignoring the data about job outsourcing and planning ahead in the supply chain, investing in worker retraining, that explains Donald Trump. Allora, non sono i messaggi che provengono dalla Russia a creare problemi agli Stati Uniti, quanto più il fatto che non vengono utilizzati i dati sulle catene di fornitura, i dati sulle qualifiche per i lavoratori. So this is not just an intellectual exercise, right? Because societies that want to succeed have to always be thinking about the future, have to be using data, have to be using democracy as well. Non è un mero esercizio intellettuale. Delle società di successo devono sempre pianificare e pensare al futuro, utilizzare i dati e anche basarsi sui loro valori democratici. So before I started writing this book, Dinasita. So before I started writing this, I looked at a lot of rankings, most innovative societies, most competitive economies, highest quality of infrastructure, most effective government, income and standard of living, and so on and so on and so on. Quando ho cominciato a scrivere il libro Rinascita, missione Rinascita delle città-stato, ho guardato molte classifiche, le classifiche delle società o dei paesi più innovativi, più competitivi, con le infrastrutture migliori, con le forme di governo più efficaci, con i redditi più elevati. So I looked at dozens of rankings and I found that only two countries are always at the top, always in the top five, always in the top five or six. Every single ranking, every single study, from all different sources. E sfogliando tutte queste classifiche, no, viste tante, soltanto due stati figuravano sempre tra i primi 5 o 6 migliori in qualsiasi studio, sotto qualsiasi punto di vista. So here they are, Switzerland and Singapore, which most people think are the two most boring places in the world. Gli stati sono la Svizzera e Singapore, ritenuti da molti i due paesi più noiosi al mondo. So remember, this is, I try to be objective, try to be scientific. I'm looking at all of the different sources, all of the different studies, all of the different metrics. It's not my personal opinion. Ricordate che in questo esercizio ho voluto essere oggettivo e scientifico, ho analizzato tutte le fonti, tutti i vari parametri, non è una questione di mio giudizio personale. So then I began to look at these two countries and I said, but these are two of the most opposite countries in the world, completely opposite. Allora ho cominciato ad analizzare un po' la Svizzera e Singapore e ho detto, ma strano, sono veramente due paesi agli antipodi, estremamente diversi uno dall'altro. One is landlocked and in the mountains and is 1,000 years old. The other is a very small port city on the equator and is only 50 years old. La Svizzera è un paese chiuso tra le montagne con una storia millenaria, mentre Singapore è un piccolo porto sull'equatore che ha appena 50 anni di vita. So at first I thought the only thing they have in common is that their flags are red and white. All'inizio l'unica caratteristica comune sembrava essere la bandiera, in entrambi i casi bianca e rossa. But the more you get to know these two countries, the more you realize that they actually have quite a bit in common. Switzerland, which we think of as the most democratic country in the world, is actually quite technocratic. And Singapore, which we think of as totally technocratic, actually is more democratic than we think.
ma un'analisi più approfondita, visto che questi due paesi hanno molti dati in comune. La Svizzera, che è considerata il paese più democratico al mondo, si rivela essere in realtà abbastanza tecnocratica, mentre Singapore, che è considerato un paese tecnocratico, in realtà è più democratico di quello che si possa pensare. So the Swiss model is of course called direct democracy, right? They have plebiscites, they have, they call it a Volksabstimmung, you know, on every village, every week or 2 weeks there, the citizens get to have a voice in everything. Il modello svizzero è quello di una democrazia diretta, con tanti plebisciti, il popolo ha sempre il modo di dire la sua in votazioni varie circa ogni 2 settimane. They don't just have one president, you know, they have a federal executive council with 7 at the same time, coming from 4 different political parties. Non hanno un solo presidente, ma un consiglio federale con 7 rappresentanti che provenienti da 4 partiti diversi. Now, Singapore has is considered just a very technocratic system. It has a basically, it has 7 political parties, but only one that really matters. And it, everything, the state is run by a civil service that is rated as the best in the world. All PhDs from Cambridge or Stanford or MIT, they use scenario planning and modeling and forecasting. Unemployment is practically zero. The infrastructure is the best in the world. And everything is done through math. It's like a government run by mathematical algorithms. E Singapore è il sistema più tecnocratico che si possa pensare. Ci sono 7 partiti, quando in realtà soltanto uno conta realmente. E l'amministrazione pubblica è la migliore al mondo in assoluto. Conta funzionari che sono in realtà tantissimi dottorandi o dottori da Cambridge, Stanford, dalle migliori università mondiali, in grado di fare un grande lavoro di pianificazione, di elaborare scenari per il futuro. Si tratta di un paese dove la disoccupazione è praticamente a zero, dove ci sono le migliori infrastrutture al mondo, un paese che sembra governato secondo principi matematici, secondo algoritmi matematici. But the truth is that under the surface, they are actually very alike, because the Swiss state, the reason Switzerland is Switzerland, is not just because they go out and meet in the field with their cows and they have their votes. The reason Switzerland is because they also have a world-class civil service that invests a lot in research and innovation. They have high-quality infrastructure. They plan very far ahead. They have a welfare system. So it's also a very planned country. It's not an accident. It's not democratic accidents that make Switzerland Switzerland. The reason Switzerland is because actually it's a lot like Singapore. La Svizzera è la Svizzera non perché ci sono appunto i contadini nei campi che vanno a votare ogni tanto, ma la Svizzera è la Svizzera che conosciamo perché ha una fortissima amministrazione pubblica, anche in questo caso vengono investite tante risorse in innovazione, nelle infrastrutture, nella ricerca, nella pianificazione a lungo termine, nel sistema previdenziale. Dunque la Svizzera non è un caso, un accidente democratico, ma un paese fortemente pianificato, e in questo i due paesi sono in realtà molto simili. And Singapore, where I moved a couple of years ago, what I noticed is that they have mandatory elections, so 100% of people vote. The ruling party does not get 100% or 99%, 98%. They only get 70% or so. So they're always listening to the people who are voting against them because they want to know what to do better. E io vivo ormai a Singapore da un paio di anni e posso raccontarvi che a Singapore votare è un obbligo, cioè è molto obbligatorio, però questo non significa che il partito al potere vinca sempre con il 100% dei voti o con il 99% dei voti, no, in genere raggiunge un 70%, e dunque è anche un partito che sta molto attento ad ascoltare quello che dice l'opposizione perché vuole migliorare. But in a way, they are having an election every single minute.
because in that country they ask for your opinion every second. Where is the train running on time? Is the cost of living too expensive? Is the cost of food too expensive? Do we have too many immigrants in the country? Is the school or the teachers doing a good job? And so on and so on. Every single thing, including themselves, the government. Are we doing a good job? Did we generate enough revenue on their pension investment? Everything. Everything they ask your opinion. Digitally, surveys, newspapers, all the time. Every minute. In realtà a Singapore il voto lo si esprime quasi a ogni minuto, ogni peso spinto, perché viene sempre chiesta l'opinione, la propria soddisfazione riguardo ai treni in orario, se gli appartamenti sono troppo cari, se il cibo è troppo caro, se la scuola va bene, se bisogna avere più o meno migranti. E anche il governo si interroga sempre, chiede sempre se il popolo è soddisfatto, se il rendimento dei fondi pensione, delle pensioni sono soddisfacente. Dunque c'è un monitoraggio continuo attraverso sondaggi, attraverso giornali, anche in forma digitale. And they do almost everything the people want. Almost everything. They deliver, in other words. It's not a democracy the way Italy is a democracy, but they deliver way better than any country in the world. Way better. E fanno di tutto per soddisfare i cittadini. Non sono una democrazia come può essere la quella italiana, ma portano risultati concreti, meglio di qualsiasi altro paese. So it's easier to do this in small countries, of course, small rich countries. But Singapore was very, very poor 50 years ago, so there is no guarantee that it would become rich. And Switzerland is very vulnerable, geopolitically, historically, and is also very diverse. Switzerland has the most highest percentage of foreigners living of any country in Europe. E certo, è più facile ottenere questi risultati se si è un paese piccolo e ricco. Però ricordiamo che 50 anni fa Singapore era un paese povero e non era detto che sarebbe diventato un paese ricco. E anche la Svizzera è molto vulnerabile geopoliticamente, è anche un paese molto complesso con una grossa diversità all'interno della propria popolazione. But big countries can learn from small countries. The most important thing is to first study what the small countries are doing correctly. Ma i paesi grandi possono imparare dai paesi piccoli. La prima cosa da fare è capire quali sono i punti di forza dei paesi piccoli. And again, it fits into the categories of things that the public sector and government do for their own efficiency, like low corruption and a very competent civil service, but also the things that they do for the economy in terms of forecasting the needs of the global economy and making sure that their citizens and their industries have an important role in it. C'è dunque i governi e il settore pubblico deve valutare cosa può fare per migliorare la propria efficienza a livello di riduzione della corruzione, di qualità della pubblica amministrazione. Ma significa anche lavorare sul fronte economico, cercare di prevedere quali saranno le necessità dell'economia globale per adattare le proprie aziende e anche i propri lavoratori di conseguenza. There is no law that says that big countries cannot do these things. That's just not true. But even if you think it is impossible to fix Rome, you can certainly apply these lessons at the city level, at the municipal level. Non c'è una legge che stabilisca che i paesi grandi non possono farcela. E anche se potete pensare che sia impossibile sistemare quel guaio che è Roma, comunque si può fare a livello di città e di municipalità. I know that in Italy there has been talk about reorganizing the
administrative geography towards having these metropolitan clusters, metropolitan regions, maybe what, 14 or so? So che in Italia si è pensato di riorganizzare un po' la geografia amministrativa e di creare 14 aree metropolitane. Each of them has to go through this process. What is our role in the global division of labor? What is our connectivity? What are the things that we have to do to be a node in the world? You are still part of Italy, but that's not good enough. You also have to be part of the world. Ognuna di queste aree metropolitane deve domandarsi come si può sviluppare, deve fare questo processo. Quale può essere il suo ruolo nell'economia globale, non soltanto quella locale? Qual è la sua connettività? Come si può come può essere, può funzionare come nodo non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo. So there's many examples of this that I'm studying now. Some are very small countries like Israel or Estonia. Others are cities like Dubai or New York City that are investing in internal security, stability, balance, through things like good public housing, for example, good infrastructure, but also connectedness, creating their own role in the world. Adesso sto studiando molti di questi fenomeni, di questi esempi di piccole realtà che investono molto, come per esempio Israele, l'Estonia, ma anche piccoli paesi, dunque ma anche città come New York e Dubai, che stanno investendo intensamente per migliorare la stabilità, per creare un equilibrio, per promuovere il benessere locale, sia per esempio attraverso l'edilizia assistita, l'edilizia finanziata, ma anche per migliorare il collegamento con il resto del mondo. If you take an example like Dubai, where I lived when I was very young, it was just a strip of dirt. Today, it's the fastest growing city in the history of the world. The geography of Dubai has never changed, right, in thousands of years, but it's become the most connected city in the world. Dubai si è trasformata molto negli anni, io ci ho vissuto da giovane, ed era soltanto un deserto praticamente. Adesso è diventata la città a più rapida crescita. La sua realtà geografica non è cambiata, però è diventato un luogo estremamente ben collegato. And the interesting thing about it is, of course, it is not the capital city. It is a part of the United Arab Emirates, created in 1971, and Abu Dhabi is the most powerful political unit. Dubai is doing everything it is doing in the shadow of Abu Dhabi, which really controls the wealth of the country because it has most of the oil. È interessante notare che Dubai non è la capitale, fa parte degli Emirati Arabi Uniti, che si sono formati nel 1971, ma il potere politico è a Abu Dhabi. Dubai poi lavora nell'ombra, ma Abu Dhabi ha il potere economico che è anche gran parte del petrolio. So it's a reminder that whether your city-state is totally independent or semi-autonomous, or wherever you are in that range I was talking about at the beginning, right? You want to have a healthy, productive relationship between a federal center and administrative center. Voglio solo ricordarvi che quale che sia la realtà della vostra città-stato, che sia una realtà di completa autonomia e dipendenza o qualcosa di più, semplicemente semi-autonomo, l'importante è vedere quali sono i rapporti produttivi e anche la dialettica che si crea con il centro federale e con il centro amministrativo. And so this is
brings me to the final point, you know, which is to put it again in the European context. The number of states in Europe, the number of member states in the European Union has obviously grown a lot in the last 50 years. It is a much more flexible regional system than many people will give it credit for. Un'ultima osservazione per ritornare poi al contesto europeo, che i paesi europei, i paesi membri dell'Unione Europea sono aumentati tantissimo negli ultimi 50 anni e hanno creato un sistema regionale che è più flessibile di quello che molti pensano. It is a system, of course, that is not just built on the states, but the regions, right? And the regions that have received a lot of support from Brussels, from the common funds, and cities or provinces like Veneto, like Catalonia, and many others have been a beneficiary from being a part of this union, but also being part of their states. Si tratta di un sistema che non è costituito semplicemente da stati, ma che ha lavorato molto anche sulle regioni, regioni che sono state fortemente sostenute da Bruxelles, anche tramite i fondi comuni, e dunque sono città o province come regioni, come il Veneto e la Catalogna, che hanno tratto grande beneficio da questa appartenenza all'Unione Europea e non dunque non soltanto al loro paese. Part of the strategic process that an info state would do is to think very, very carefully about this menu of options of connectedness. If you take a case like Switzerland, they are home to the United Nations, but did not join the United Nations until very recently. They will not join the European Union. They will not join the Eurozone. They are debating whether or not to remain part of the migration accord, for example, with other European countries. Il processo, la strategia futura per un infostato è quello di valutare bene le proprie opzioni in termini di connessione e di collegamenti. La Svizzera, per esempio, è la sede anche delle Nazioni Unite, ma è diventato membro delle Nazioni Unite soltanto di recente. Non aderirà mai all'Unione Europea, non aderirà all'Eurozona. Sta anche valutando se continuare ad aderire agli accordi sul migratori, sulla migrazione. But Switzerland is, and Singapore is, really the foremost examples of balancing the security that people want, again, the internal stability, the sense of protection and sovereignty, but also the benefits of connectivity, focusing on being open economies, hyper-connected, drawing investment, having lots of free trade agreements. Balancing security and connectedness is the challenge of any small state. Ma allo stesso tempo la Svizzera e Singapore sono esempi di questo sforzo per trovare un equilibrio tra il bisogno di sicurezza, di stabilità interna, di sovranità e questo bisogno di apertura, di collegamento con il resto del mondo, di apertura dell'economia, di investimenti, di capacità di attrarre investimenti, di stipulare molti accordi di libero scambio. So those are just some of the lessons that I hope that looking at connectivity, or connectography, and looking at the new kinds of governments and the practices of those governments, I hope that those studies and that research can hopefully be of some benefit to all of you here in NDS. Thank you so much.